Luigi Andreoli, autore del gol che ha permesso alla Baldaccio di battere lo Zenit, un bel destro da fuori area, l'importanza a livello personale ma soprattutto di squadra, perché questa vittoria riporta la formazione biancoverde all'interno dei playoff. Sì, 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 importante. Sapevamo che era una partita molto difficile, Zenit è una bella squadra, però con spirito di sacrificio di tutti abbiamo fatto una bella partita, abbiamo sofferto, però abbiamo aggiunto quello che volevamo, che era vittoria. Diceva il mister nella precedente intervista, un po' di sofferenza a fine primo tempo, però poi soprattutto nella ripresa è venuta fuori una prestazione di personalità. Sì, adesso sapevamo che sono tutte partite difficili, fino alla fine sono le squadre che vogliono andare in playoff, anche le squadre che non vogliono andare in playout, ce l'abbiamo anche la Coppa e così diventa anche difficile per tutti, però il nostro staff sta gestendo tutti i giocatori. Stiamo facendo, penso che con molto sacrificio, stiamo aggiungendo i nostri obiettivi. Hai anticipato il tema della Coppa, mercoledì ci sarà questa grande partita di ritorno con il Villa Biagio, credo che la Baldaccio ci arrivi con il giusto spirito, ma sarà una battaglia. Sì, 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 veramente mercoledì sarà una partita storica per Anghiare, aspettiamo tutti. I ragazzi, noi tutti, la città, le squadre, siamo carichi e aspettiamo anche il pubblico di Anghiare. Allora vediamo, giochiamola tutta fino alla fine, fino al 90esimo, è tutto, dai. Facciamo con che questo sogno si torni realtà.